Penso che oggi per Manverdogna sia una giornata splendida, favolosa, perché in questo progetto iniziato meno di un anno fa, dove il mondo civico insieme a un centrodestra sostenuto principalmente da Forza Italia ha avviato una grande operazione su Manverdogna con un governo che passa al centrodestra ed oggi, dopo meno di un anno, ci troviamo al governo nazionale con lo stesso schema, uno schema che vede vince un centrodestra, che vede vince un centrodestra partendo da quelle che sono state riflessioni sul nostro territorio. Ecco perché oggi Manfredonia ritorna a essere al centro di una provincia, ritorna a essere al centro di un sistema che guarda anche a livello nazionale, grazie al nostro candidato Gian Diego Gatta, che è riuscito veramente in un'impresa grande a portare non soltanto Forza Italia a livello di Manfredonia al 23%, dato unico e importante in un territorio dove i dati si attestano intorno all'8%, in Puglia all'11%, con 9.300 preferenze, grandi preferenze. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto, tutti quelli che hanno creduto in noi, tutti quelli che continueranno a credere in noi. Ecco, secondo me questo è il modello da proporre ai cittadini, un modello di persone che lavorano, un modello che tutti i giorni stanno sul territorio, amano il loro territorio e soprattutto mettono al centro quelle che sono le dinamiche e i progetti per i cittadini. Oggi siamo felicissimi e penso che questo progetto continuerà veramente a crescere, a portare altri risultati, non risultati personali, ma risultati a una terra che sta emergendo, una terra che ha voltato pagina e una terra che si tinge sempre di più di azzurro.